I principali laghi lombardi hanno da sempre attratto l'attenzione del pubblico non solo come meta turistica, un tempo cornice di attori, poeti e scrittori, ma anche per la loro affascinante storia geologica. La genesi dei laghi sudalpini è legata a fenomeni geologici avvenuti milioni di anni fa a migliaia di chilometri da qui, mentre l'attuale morfologia è effettivamente riconducibile all'azione dei ghiacciai che hanno agito fino a 15.000 anni fa. Ma per arrivare a queste conclusioni è importante sapere qualcosa del progetto MedSalt. Il progetto MedSalt è una rete di più di 100 ricercatori italiani, europei e di altre parti del mondo che si sono messi assieme per condividere le proprie competenze in uno spettro molto ampio delle scienze della Terra, che va dalla geologia, geofisica, sedimentologia, stratigrafia, comprendendo anche la biologia e la microbiologia, per cercare di capire che cosa è successo nell'area del Mediterraneo tra circa 5 milioni e mezzo e 6 milioni di anni fa, durante la cosiddetta crisi di salinità del Messiniano. Angelo Camerlenghi ci ha parlato di un evento che ha sconvolto il Mar Mediterraneo. Ora Chiara Amadori ci spiega cos'è successo nel dettaglio. Il bacino del Mediterraneo, come lo conosciamo oggi, è tale grazie alla comunicazione che ha con l'Oceano Atlantico, tramite lo stretto di Gibilterra. Circa 6 milioni di anni fa questa comunicazione ha smesso di funzionare come oggi e quindi si è trasformata da un corridoio marino ad un ponte continentale completamente emerso che faceva comunicare il Marocco con la Spagna. Il Mediterraneo si trova quindi ad essere completamente isolato e l'evaporazione prese il sopravvento e il livello dell'acqua cominciò a calare drasticamente, trasformando quello che è oggi il nostro mare in una serie di laghi molto salati, disconnessi tra loro e pianure disseccate. Beh, è affascinante pensare a un'epoca in cui il nostro Mar Mediterraneo era ridotto a una serie di piccoli laghi ipersalini. Chissà se c'era vita all'interno di questi bacini, ce lo racconta Vanni Aloisi. Diversi indizi ci fanno pensare che il sale contenga un ecosistema di batteri profondi che si sono sviluppati proprio grazie alla presenza del sale. I batteri sono gli organismi più semplici che esistono e hanno bisogno per vivere di un habitat ed energia. Il sale proprio fornisce queste due cose: un'energia perché contiene l'ordine solfato e un habitat perché contiene delle minuscole goccioline che si chiamano inclusioni fluide dentro cui i batteri possono svilupparsi. Il sale è quindi vivo e contiene quello che i geologi chiamano una biosfera profonda, cioè un ecosistema profondo, molto grande, molto sviluppato, che si è messo in posto in modo completamente indipendente dagli ecosistemi di superficie. Teoria interessante, ma non è ancora chiaro il legame tra l'origine dei nostri laghi, e in particolare del lago di Como, e quanto avvenne nel Mediterraneo. Torniamo a Chiara Amadori. In effetti, proprio l'evaporazione dell'acqua marina ha reso possibile la precipitazione di oltre 1 milione di chilometri cubi di rocce evaporitiche, come ad esempio il Salgemma. L'abbassamento del livello dell'acqua ha inoltre favorito l'erosione fluviale. I fiumi che drenavano le montagne, come ad esempio le Alpi, hanno inciso profondamente il substrato roccioso. Queste incisioni sono ben riconoscibili grazie alla loro forma, a V, e profondità. Ad oggi, infatti, si trovano centinaia di metri sotto il livello del mare. Sono proprio incisioni come queste che si trovano alla base dei grandi laghi lombardi, come ad esempio la base del lago di Como, che ha una forma a V e si trova ad oggi circa 700 metri sotto il livello del mare. Adesso è chiaro il legame tra il Mar Mediterraneo e l'origine del lago di Como, ma c'è un'altra connessione legata al sale che li unisce nel corso della storia. Non solo la storia geologica, ma anche la storia dell'uomo ha messo in collegamento il lago di Como con il Mar Mediterraneo grazie al sale. Per parlare di questo ci siamo trasferiti nel nostro laboratorio. Ci sono state epoche storiche in cui l'uomo caricava i materiali prodotti sul territorio lariano sui convalli, tipiche imbarcazioni, e scendeva lungo il fiume Adda per arrivare a Milano, dove smerciava questi prodotti e tornava con i barconi carichi di sale. Sale che mancava sul nostro territorio e serviva per la conservazione degli alimenti, in particolare per la conservazione del lagone, tipico pesce pescato dal pescatore di professione, che veniva conservato prima essiccandolo all'aria e poi mettendolo all'interno delle missolte, alternandolo con strati di sale e alloro e pressato. Da qui nasce la tradizione del missoltino. E dalle tradizioni torniamo ora alla storia geologica del lago di Como e del Mar Mediterraneo per cercare di capire insieme a Chiara Amadori come abbiamo raggiunto le attuali morfologie.
Se l'inizio della crisi di salinità nel Mediterraneo è dovuta alla chiusura dello stretto di Gibilterra, la fine della crisi è legata alla riapertura dello stretto e la ristabilita connessione con l'Atlantico, avvenuta circa 5 milioni di anni fa. Si è creato qualcosa simile ad una diga, alla rottura di una diga, con alte e violente cascate che hanno rimesso velocemente l'acqua all'interno del Mediterraneo, portandolo ad essere molto simile a ciò che appare oggi. Invece il lago di Como appare come oggi a causa di eventi molto più recenti, legati alle glaciazioni alpine iniziate circa un milione di anni fa. Se durante la crisi di salinità si riconoscono incisioni di paleofiumi uscenti anche dal ramo comasco, oggi solo l'Adda drena il lago nella città di Lecco. Questo è perché le morene lasciate dal ritiro dei ghiacciai hanno chiuso il passaggio, impedendo al fiume di continuare a fluire verso la pianura padana. Tutta l'acqua del lago quindi si è dovuta riversare nell'attuale Adda. Storia splendida e affascinante, che ha però le basi ben salde nella scienza, grazie agli studi della professoressa Maria Bianca Cita, che ha studiato il Mare Nostrum in tempi non sospetti. Professoressa Maria Bianca Cita è una delle figure più importanti nelle scienze della Terra moderne in Italia e nel mondo. Dotata di un intuito nell'affrontare le situazioni, di una grande visione, e soprattutto di grandissime competenze specifiche, ha lasciato un impatto sempre in tutte le ricerche che ha fatto, che sono state anche molto diverse durante tutta la sua carriera.